Ecco, il distretto Cristina sempre puntuale, il distretto sociale di Frosinone a 150.000 euro da condividere con il terzo settore per l'aiuto alle persone più fragili. È uscito un bando per il terzo settore per ulteriori fondi. Cristina, tu su questo sei proprio il nostro faro, quindi ci attiveremo tutti su questo. Allora, ritornando invece alle aree. Ecco, c'è anche quella dell'acquisto e della consegna di farmaci. Ho aggiunto altro necessario perché, ecco, so che la Croce Rossa sta facendo questo servizio proprio dei farmaci. Poi, appunto, mi direte se sono corrette le mie notizie. Scrivo altro materiale necessario perché a noi sono capitate delle richieste, per esempio, i primi di marzo, quando è appena iniziata il pellet, alcune famiglie anziane. Insomma, sono state anche delle altre richieste diverse dai farmaci di persone che era bene che non uscissero. Ritiro e distribuzione del fresco. Qui bisogna capire e ragionare come si può fare. Questa sarebbe una cosa un po' da attivare completamente. Vediamo un attimino. E anche magari con una cosa che tra le righe dico, poi ne parliamo. Che dovrebbe essere quello di riuscire a mettere in comune i nostri elenchi delle famiglie bisognose, che secondo me diventa molto importante per chi fa questo servizio. Ed ecco, questo è l'approvvigionamento invece di viveri conservabili e di distribuzione. Questo è una delle aree, è quella di cui avevo iniziato a parlare prima, che sono quegli alimenti conservabili che vengono raccolti dai benefattori. Oppure ecco, tramite gruppi o nei supermercati, e quindi questi alimenti vengono consegnati e distribuiti sia alle famiglie bisognose che sono già conosciute dalle organizzazioni che alle famiglie rese povere dalle situazioni di emergenza. Io avevo segnato, ecco, appunto, che sarebbe utilissimo creare un elenco condiviso e non so, fornire le famiglie di una tessera, di un qualcosa perché. Questo è un tentativo, io ve lo dico, che tento sul territorio da anni, anche la Croce Rossa mi ha detto che ha tentato la stessa cosa, dobbiamo capire se è fattibile. Questo tipo di servizio, già prima dell'emergenza, la Fondazione Il Giardino Rose Blu, le Caritas parrocchiali, la Croce Rossa lo attuavano, quindi tra di loro. Poi va bene, ecco, ho messo quest'area di animazione, intrattenimento e formazione perché. Stando a casa, invece di stare sempre a sentire il telegiornale con le tragedie, anche noi in parte abbiamo cercato di attivare un concorso per bambini, un'iniziativa Rimaniamo Connessi con delle dirette, però ecco, l'attività di formazione, anche il CESB recentemente ha mandato una locandina con eventi di formazione online, quindi è un po' l'idea di raccogliere le varie proposte e lanciarle. Ho messo un'area spiritualità e condivisione perché anche su questo andremo, no? Nel rispetto di ognuno, di ogni laicità, ok, però al tempo stesso vi dico che c'è stato un grande ritorno anche all'aspetto della spiritualità. Io stesso mi sono improvvisato prete online, insomma, e io che non amo tanto fare il parroco, sto facendo il parroco di una parrocchia virtuale. Veramente un'esperienza bellissima. Domenica su questa piattaforma farò un ritiro spirituale con queste persone che mi seguono virtualmente, insomma. Poi ecco, c'è il confezionamento e consegna di pasti caldi ai cittadini particolarmente bisognosi. Viene offerto un pasto caldo da ritirare di persona. Qui c'è la Caritas Diocesana e la Sant'Egidio che hanno non solo continuato ma intensificato il servizio di mensa che, se non sbaglio, è aperto dal martedì al venerdì. E noi avevamo anche noi la cena per un gruppo di famiglie povere che si incastrava con quella della Caritas. Noi abbiamo ripreso da pochissimo, ma non la facciamo ovviamente in sede per evitare assembramenti. E abbiamo praticamente abbinato alcuni dei volontari, dei cittadini che ci chiamano, che preparano la cena. E la portano, si incontrano proprio sul piazzale della sede, cioè viene lasciata su un tavolo che noi mettiamo, arriva la persona e prende la cena. E questo è bello perché ci sono diversi cittadini che hanno chiamato per dire posso preparare la cena per qualcuno? E quindi c'è anche questo che può essere
un completamento, no, di quello che carica. Ecco, un attimo solo. Allora, per i pasti, Luciano, per i pasti tramite i volontari potremmo consegnare a domicilio. Ancora, io adesso ho finito e parliamo di tutto, eh. Scusate, non sto a fare il monologo, ma vi sto solo presentando, diciamo, l'idea. Sicuramente la consegna anche così, Luciano, è un'ottima idea. La 10 è l'accompagnamento a visite mediche. Non so, Jessica, se vi è arrivata anche questo tipo di richiesta. Io, per esempio, ho avuto un problema con un bimbo trapiantato di fegato che ci ha contattato venerdì, deve andare a fare una visita al Bambino Gesù e la Croce Rossa si è messa a disposizione, quindi approfitto anche per ringraziarli, perché ovviamente è una famiglia povera e una famiglia bisognosa, insomma, quindi ci possiamo aiutare anche in questo. Eventuali contributi per utenze e affitti, o ecco qui ora Cristina ci dice probabilmente proprio anche questi bandi, Alessandra Testani, mettiti a cercare questi bandi che dice Cristina, perché noi le risorse non ci sono. I centri di ascolto Caritas hanno sempre fatto qualcosa in questo riguardo. Io mi dispiace che la Caritas non ci sia, so che insomma i vescovi italiani hanno dato miliardi e miliardi, quindi cerchiamo di utilizzarli. Noi come Giardino della Rosa Blu in questi 20 giorni siamo stati soddisfatti e per la prima volta abbiamo fatto anche un piccolo sostegno rispetto a questo, grazie sempre alle risorse che arrivano. E poi dovrebbe essere l'ultima area quella della raccolta fondi, ovviamente. Addirittura ecco, so che per esempio la Protezione Civile, Jessica, io ti vedo, Massimiliano mi diceva che addirittura loro, essendo un'emanazione comunale, non possono ricevere le donazioni. E quindi per esempio, no, magari se chiama il cittadino, a me mi ha chiamato ieri un cittadino che voi avete indirizzato da me, cittadino che voleva fare un'offerta, e allora ecco la raccolta fondi diventa importante, vediamo chi ha già iniziate, ipotizziamo, ecco come giustamente Luciano, ma io lo condivido, dice un resoconto costante e unificato in qualche modo. Io ho la fortuna di avere Alessandra che fa tutto questo, forse abbiamo anche Rosalia a casa che ci può aiutare, ora poi ne parliamo. Vi faccio vedere per esempio, soltanto come esempio, quello del Giardino delle Rose Blu di questi 20 giorni. Quindi vedete, in questi 20 giorni questo è il nostro salvadanaio, donazioni che abbiamo avuto in contanti, donazione tramite bonifico. Abbiamo aperto un salvadanaio su Facebook, ci sono pochi euro, ancora li dobbiamo ricevere. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo pagato utenze 900 euro, abbiamo fatto spese alimentari, ad oggi abbiamo donato 27 spese, 1.082 euro, acquisto farmaci, contributo per affitto, altri tipi di intervento. Questo è un bilancino piccolo e ridicolo del poco che siamo riusciti a fare. Noi no, ma sarebbe bello appunto se si ingrandisse la cosa anche fare memoria di tutti questi interventi, perché io vorrei prospettarvi anche in una prospettiva futura di fine di tutto questo, in cui magari facciamo una bella festa e ci raccontiamo tutte le cose belle che sono state fatte. Jessica, tu devi andare, ci dici, vuoi, non so se ti riesci a smutare, ci dici un attimo qualcosa al volo? Sì, allora guarda, noi come dicevi prima abbiamo il numero della sala operativa che è attivo H24 e arrivano continuamente chiamate di persone che comunque hanno bisogno di aiuto, ma come è vero che arrivano anche altrettante chiamate di persone che hanno voglia di donare, sia spesa che anche un contributo economico. Come dicevi prima, il nostro problema è non possiamo aprire un IBAN perché essendo comunque un... No, si è smutato. Ti sei... Il microfono, il microfono. Il microfono. No, Jessica, non ti sentiamo. No, Jessica, provati. Ecco. Sentite? Sì, Ok. iniziare qualche... Quindi
diventa un pochino più complicato aprire per noi l'IBAN, però noi siamo disponibilissimi, quindi non so se più tardi poi possiamo sentirci telefonicamente quando io ho finito l'altro incontro e ci mettiamo, prendiamo gli accordi. Della consegna, per esempio, porta a porta di questo eventuale piano, poi ne parliamo anche con Sara, però potrebbe essere una cosa buona perché non avete iniziato ancora a dare queste mascherine, esatto, si stanno producendo, Sì, sono in produzione, devono ancora arrivare. L'intenzione era di iniziare domani mattina. Il problema è capire proprio quando, cioè, quando, effettivamente qual è il tempo di consegna della Kloppmann, solo questo. no? Però da una prima chiacchierata con il sindaco avevamo pensato, perché comunque stiamo parlando di una bella fetta di abitanti, quindi di farci aiutare dalla edilizia per la parte periferica, mentre per le parti centrali della città poi passare noi con il porta a porta. Ok, considerate appunto che tra questo gruppo ci possono essere persone disponibili, no? Per esempio, quindi anche sul gruppo WhatsApp si può dire, e io dopo parlerei un attimo con Deliano, con Luciano adesso, perché se si riuscisse a fare una cosa del genere sarebbe proprio un po' in più, un giorno in meno, ma di considerarlo anche mi sembrerebbe una cosa buona. Ti sentiamo male. Ok, grazie. Vi saluto, vi lascio e ci aggiorniamo telefonicamente. Ciao. Allora, Grazie, buon lavoro. chiudo, diciamo, le slide, adesso torno sulla schermata grande, avevo soltanto fatto queste ultime due che sono punti da definire, su cui ecco, magari prendete nota e ne parliamo. Allora, ecco, sarà il caso di avere un referente per ogni area per aiutarci nell'organizzazione. Ecco, le associazioni è importante che al di là di quello che io ho scritto a memoria, dicono ciò che fanno e lo inseriscono in questo quadro, vi dicevo la produzione eventualmente del Debian di cui abbiamo parlato, il discorso raccolta fondi, resoconto da unire, insomma, che cosa facciamo. Ecco, importante tutti gli interventi che si fanno, anche di annotarli in modo che a fine veramente avremo una memoria degli interventi fatti, riuscire a creare, ecco, un database di tutte le famiglie in difficoltà. In qualche modo per crearne uno unico, che questo diventa una cosa importante, e poi raccogliere le varie disponibilità anche dei volontari liberi e vedere in quale area no, magari danno l'emergenza. Allora, ecco, io torno sulla schermata, spero, ecco, di non essere stato troppo lungo, ma non lo so, dite voi che ne pensate, uno alla volta magari. Se io vi do la parola e voi vi smutate, Luciano. Vai, Luciano. Allora, niente, io insisto sul discorso di un più che volantino, visto che sono tanti i temi, penserei proprio a un pieghevole dove ci possa andare più contenuto e il titolo, lo scopo, il referente, numero di telefono. E non solo le cose che noi proponiamo oggi, ma Don Paolo sta facendo la spesa appesa, inseriamo anche la parrocchia di San Paolo con la spesa appesa, altre organizzazioni, cioè facciamo un po' da punto centrale di coordinamento, di raccoglimento di tutte le proposte da mettere insieme e distribuire questa anche più pagine se necessario, lo faremo con le nostre risorse che ogni associazione abbiamo. Cristina so che ci darà una grande mano in questo, ma deve essere il nostro lavoro, secondo me, a mio giudizio, un lavoro di accentramento di tutte quelle che sono le attività adesso in piedi, altrimenti c'è una confusione immensa che non porta risultati positivi. Invece, avendo questo documento dove si raccoglie tutto, una sorta proprio di album, che raccoglie tutte le attività, ogni cittadino che lo riceve troveremo il modo come farlo distribuire ad Adevizia. Qui c'è il comune che ci può dare una grande mano su questo. Luciano, hai sentito che per la distribuzione c'è la consegna porta a porta delle mascherine che la Kloppmann sta facendo? E potremmo abbinarla.
proprio questo dicevo con Jessica della Protezione Civile, capito? Esatto, l'abbiniamo, mettiamo insieme le cose e facciamo arrivare questo volantino che è una sorta di banca dati di tutte le attività in essere, che penso che sia la cosa più giusta e opportuna da fare. E penso che si debba lavorare essenzialmente su questo. Poi è chiaro che la disponibilità da parte di tutti c'è. Noi abbiamo i volontari che si sono resi disponibili per portare le spese, per portare i pasti e, nel limite del possibile. C'è anche chi lavora, però riesce a trovare. Non voglio rubare altro spazio e passo la parola, dai. Ok, ma tanto siamo qui. Allora, chi vuole? Alzate la mano. Ecco, Cristina, ti vediamo. Brava che ti sei ricollegata. Smutati da sola perché non so cosa sta succedendo. No, io ho una connessione un po' ballerina, Ti sentiamo male. allora, io volevo fare qualche considerazione. Non ho riscontro, tolgo il video, forse riesco. Noi ti sentiamo, brava, se togli il video va meglio, sì. Se togli. Perché se no altrimenti. Allora, dicevo che ovviamente per quanto riguarda il pieghevole proposto da Luciano, noi come centro di servizio lo potremo realizzare mettendo a disposizione già un grafico subito da questa mattina e provare magari se Luciano ha delle idee più chiare, metterti in contatto direttamente con il grafico e provare a fare questo volantino. Abbiamo anche la possibilità, se non va oltre la 3, ma credo, insomma, vogliamo fare una cosa molto più piccola, di stamparlo in ufficio, quindi potremo fare questa cosa nel giro di un paio di giorni, cioè domani, cerchiamo di farlo entro domani. Questa potrebbe. Questa è una cosa buonissima perché non so se hai sentito, siccome avevo letto delle mascherine. Sì, ho capito, se riusciamo il prima possibile. Sicuramente potremmo anche ipotizzare di fare un primo volantino da mandare subito con le mascherine e poi magari fare una cosa più dettagliata da un paio, 2 o 3 giorni che si può pubblicare, girare, eccetera. Questa era la prima cosa pratica in cui insomma, potremmo mettere a disposizione. Un'altra cosa che mi preoccupava un po' e qui chiedo Cristina, magari. scusa, mi senti? No, Sì. dicevo, così chiudiamo il discorso del pieghevole. Io allora queste slide le metto sul gruppo perché appunto la divisione in aree così potrebbe essere una prima impostazione, però dobbiamo poi mettendole sul gruppo io chiederò a tutti, chiediamo a tutti di guardarle e di mandare magari dei messaggi di integrazione perché sicuramente non è completo quello che ho scritto, però potrebbe essere no, l'elenco delle aree, insomma qualcosa è già scritto, ecco. Ok, va bene. L'altra cosa che volevo, mi era venuta in mente è, e qui chiedo anche il supporto un po' della Croce Rossa, la movimentazione dei volontari, eccetera, ha tutta una regolamentazione. Loro come Croce Rossa hanno un corso online, no, su come muoversi, come usare i dispositivi, eccetera. Quindi io credo, se vogliamo mettere a sistema anche una movimentazione di volontari, credo che dobbiamo anche pensare che siano delle persone che abbiano un minimo di preparazione, e quindi vi consiglio vivamente il corso della Croce Rossa che è online e che si può fare. L'altra cosa, tutta questa, come dire, questa partita, chiedo anche il supporto poi della consigliera Bruni, se magari se dico qualcosa di sbagliato, ma è tutta in mano alla Protezione Civile e alla Croce Rossa. Noi dobbiamo dare un grande supporto a questi due enti, però bene ha fatto Don Ermanno a chiamarli in prima linea insieme, insomma, per mettere insieme queste nostre idee
Perché, come voi sapete, ci sono queste autocertificazioni, ce n'è una specifica per i volontari, dove è abbastanza dettagliata perché vogliono sapere bene a quale organizzazione appartieni, eccetera. Quindi questa cosa della movimentazione non la prenderei sotto gamba, anzi, insomma, ne dobbiamo, come dire, sottolineare un pochino. Un'altra cosa che volevo dire. E mi sono presa un po' di appunti mentre parlavate. Anche la ASL sta mettendo in campo tutta una serie di azioni, perché voi sapete bene che tutte le persone che sono ricoverate in ospedale, Covid o no, hanno delle grandi problematiche. Ad esempio, una che condividevamo ieri era quella dei panni. Ci sono persone che non si cambiano in ospedale. E c'è una difficoltà a fare questi cambi di pigiami, di qualsiasi cosa che può servire. Si potrebbe ipotizzare, come dire, qualcosa anche in questo senso? L'ASL attivi vari numeri.